Pace e bene a tutti. Nella famiglia batte il cuore di Dio. Quindi la nostra madre sta invitando tutte le famiglie, sta chiamando a raccolta i suoi figli affinché Satana non prevalga. Sforziamoci sempre di più, con rosario in mano, a pregare, a sottomettere la nostra umanità alla volontà di Dio. Il messaggio del 20 ottobre, la Vergine Santissima chiama le famiglie alla preghiera del rosario, alla rinuncia e al digiuno, pane e acqua. Quindi accogliamo questi richiami d'amore del cielo e preghiamo per la pace nel mondo, che è minacciata, ma sappiamo che alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà, ma la mamma ha bisogno dei suoi figli. Vi auguriamo tanta pace, tanto bene e tanta preghiera. Coraggio.